serie di Win. Tutti i colori della passione. È la 37esima giornata in Serie B Win, si anticipa alle ore 19 del Venerdì Santo e allo stadio Ossola di Masnago. Il Varese cerca nell'uovo di Pasqua la vittoria che potrebbe regalare il sorpasso al terzo posto ai danni del Novara, ma sulla sua strada c'è però l'Ascoli di Castori, squadra che ha un disperato bisogno di punti per cercare la salvezza. I prealpini arrivano da 10 risultati utili consecutivi e senza particolari problemi di formazione schierano il loro tradizionale 4-4-2 con Neto Pereira e De Bagua in attacco, mentre l'Ascoli deve fare a meno dello squalificato Giorgi e vira su un 4-5-1 con Fezzeschin, unica punta. Arbitra il signor Guida di Torre Annunziata e la prima azione della partita è subito un'azione importante, perché al decimo minuto azione personale sulla sinistra di Neto Pereira, che semina uomini come Birilli, poi scucchiai un pallone in mezzo per Carrozza che stoppa di petto, gira in rete con una rovesciata leggendaria, settima rete stagionale per il pugliese Carrozza. Qua possiamo riapprezzare il suo gol davvero fantastico, la girata a mezz'aria e il gol che vale l'1-0 per il Varese dopo soli 10 minuti. Prova a reagire l'Ascoli al 22esimo allora. Gazzola tenta la conclusione da lontano. Zappino guarda il suo tiro uscire alla propria destra. Al 25esimo ancora Ascoli su una punizione a tre quarti. Zappino buca l'uscita alta. Nella mischia però i bianconeri non riescono a infilare nella porta varesina. Alla fine è proprio il portiere brasiliano a catturare il pallone. Al 28esimo poi si fa rivedere il Varese con questa palla sulla sinistra per Pugliese. Il suo cross in mezzo per Ebagua che prova ad emulare in acrobazia Carrozza. A differenza però del compagno il suo tiro è altissimo. Al 33esimo poi ancora l'Ascoli con Fezzeschin che controlla il pallone, entra in area, viene steso da Pesoli, Guida non ha dubbi, assegna il penalty a favore dell'Ascoli. L'Ascoli è la squadra che ha sbagliato più rigori in questo campionato, ben 3 sui 6 tentati, però dal dischetto è lo stesso ungherese che si presenta e spiazza Zappino. Terza rete stagionale per Fezzeschin che batte così il portiere varesino. Al 34esimo minuto Varese 1 Ascoli 1, finisce con questa azione la sintesi del primo tempo. Il secondo incomincia con Correa al posto di Zecchin nel Varese e Romeo al posto di Fezzeschin nelle file dei marchigiani. È il Varese però che va alla ricerca dei 3 punti e parte quindi più forte nella ripresa. Questa palla di Neto Pereira per Ebagua ai 20 metri dalla linea di porta viene steso però per una trattenuta che possiamo rivedere qui da parte di Faisca. E allora dalla punizione ci prova proprio il neo entrato Correa che con il sinistro a giro impegna Guarna in un miracolo in corner. Davvero angolata e precisa la punizione di Correa, deve però volare Guarna a deviare il suo tiro. Al 58esimo Pugliese prova a metterla in mezzo più volte, alla fine riesce a far giungere il pallone a Carrozza che da fermo fa partire un sinistro improvviso, palla alta di poco sopra la traversa difesa da Guarna. E ancora il Varese che spinge al 68esimo sugli sviluppi di un corner. Arriva un cross dalla sinistra del solito Pugliese, prova a girare di testa Pisano ma blocca bene Guarna. È sempre però la squadra di Sannino a provare il gol della vittoria. 79esimo con questo cross di Pisano che raggiunge dall'altra parte Carrozza, grandissima finta che manda al bar il diretto avversario, poi destro a giro che impegna ancora una volta in un miracolo Guarna, davvero una prodezza di Guarna, uno dei migliori in campo questa sera. Finisce però 1-1 dopo questa ultima occasione. Il Varese per la seconda settimana di fila non riesce a centrare il sorpasso ai danni del Novara, soltanto agganciato quota 60 punti. E invece un pareggio che vale ossigeno per l'Ascoli di Castori.